Lissoni. Bentornato, dottor Lissoni. Poi della dottoressa Stefania Genovese, benvenuta. Grazie. La signora Genovese ha preparato la sua tesi di laurea sugli UFO. E poi abbiamo una testimonianza da parte di Andrea Punzo, Menzo, che ha assistito praticamente una manifestazione con... Un testimone. Una testimonianza. Ci darei la sua testimonianza. Ricordiamo che Andrea Punzo lavora per la Guard Video, ma eri presente con la volta famosa? In compagnia con gli amici, ovviamente, cioè, così. Vabbè, ce ne parlerai dopo più ampiamente. Allora, dottor Lissoni, innanzitutto vogliamo spiegare cosa significa la parola UFO, che significato ha? UFO è una sigla inglese che tradotta in italiano sta per oggetti volanti non identificati. Perché? Perché le persone vedono delle cose strane nel cielo. In realtà noi cerchiamo oramai da tanti anni di identificare queste cose, che cosa siano, non sono soltanto miraggi come dicono gli scettici, tant'è che il fenomeno viene studiato e addirittura ci sono persone come la dottoressa Genovese che realizzano tesi di laurea su questo argomento, quindi è qualcosa di ben solido da almeno 50 anni. Quindi il primo avvistamento risale a 50 anni circa? Risale al 1947, questo è l'avvistamento ufficiale, quando un pilota americano disse di averne visto sopra lo stato di Washington. In realtà noi riteniamo che il fenomeno sia molto più antico, però è esploso mediaticamente in quell'anno, 47, in America. Cosa l'ha spinta a interessarsi degli UFO? Io ero uno scettico, se devo dirla proprio. Quindi tutta. Quindi non credevo. No, leggevo questi libri scettici, eccetera, poi ho cominciato a raccogliere documentazione per saperne sempre di più e quando ho visto che anche i militari italiani col secondo reparto dell'aeronautica raccolgono queste testimonianze, le schedano, sono 230 i casi catalogati dai nostri militari dal 78 a oggi, beh, a quel punto ho dovuto cambiare bandiera e mi sono convinto che il fenomeno esiste. Allora, la manifestazione, cioè non la manifestazione, ma l'avvistamento più interessante. Gli avvistamenti sono tutti interessanti. Sono tutti interessanti, non dobbiamo dimenticare però che per il 90% di questi casi si può trovare una spiegazione di altro tipo, perché in buona sostanza le persone vedono delle cose nel cielo, degli oggetti che sono luminosi la notte, che possono avere forma a disco, da cui il termine disco volante, forma sigaro. In diversi casi questi oggetti atterrano, lasciano delle bruciature particolari e in molti casi, per la sola Italia, in almeno 300 episodi sono stati visti uscire da questi oggetti degli umanoidi, quindi degli esseri che sono più o meno simili a noi ma non sono umani, per questo vengono detti umanoidi e questo spinge noi del Centro Ufologico Nazionale a ritenere che per gli UFO ci possa essere come spiegazione anche l'ipotesi extraterrestre, cioè qualcuno che da fuori viene qua, del resto noi stiamo facendo la stessa cosa andando nello spazio. Il centro ufologico dove ha sede? Allora, ha sede a Roma, ma abbiamo delle sezioni sparse per tutta Italia, sono il coordinatore per la Lombardia, quindi chi vede qualcosa ci può chiamare e noi andiamo. Il numero telefonico lo possiamo citare? Sì, non c'è problema, 02 64 53 504. Avete anche un sito? Abbiamo un sito internet, lo potete trovare facilmente con i motori di ricerca perché diventa un po' troppo complicato così spiegarlo tutto. Andate su motore di ricerca, cercate Centro Ufologico Nazionale, siamo molto visibili. Ci ha portato della documentazione, dottor Lissoni? Sì, abbiamo dei video e tra l'altro in uno di questi video si vedono degli avvistamenti che sono stati ripresi nel 95 a Melzo e poi questi stessi oggetti sono stati visti anche in zona, perché il Bergamasco è una zona molto ricca di avvistamenti UFO. Sono circa 170 gli avvistamenti UFO degli ultimi 60 anni, perché qui si sono visti anche molto prima rispetto all'America. Nel 90% dei casi si vedono luci notturne nel cielo. Ci sono stati anche dei casi molto interessanti nel 1954 a Chignolo d'Isola, addirittura un UFO ha lasciato delle tracce sul terreno, sono arrivati i carabinieri. E nel caso di Melzo più volte testimoni hanno visto degli oggetti che si muovevano molto rapidamente nel cielo e non potevano essere confusi con niente. Dobbiamo di noto. Aver paura degli UFO? Ma no, perché paura? Non la vedrei come nel film Independence Day, cioè se fossero cattivi ci avrebbero già invaso. Quindi io direi che semmai l'approccio migliore è quello di studiare il fenomeno per cercare di capire con che cosa ci stiamo rapportando. Ma
buoni, cattivi, poi la morale è sempre relativa, cioè anche noi possiamo sembrare cattivi ad altri. Certo. Vediamo se arrivano i contributi che ci ha portato il dottor Lissoni. I contributi numero uno. Hanno già l'audio, dottore, oppure li commenta lei in studio? No, posso commentarle tranquillamente. Bene. Questa è una ripresa fatta un po' di tempo fa, è stata recuperata dai nostri colleghi svizzeri del CUSI. È una ripresa aerea. Questo era un signore che era stato a New York, stava tornando verso Zurigo, improvvisamente dall'oblò dell'aereo ha visto uno strano oggetto e l'ha filmato. Questi sono filmati amatoriali, fra poco vedremo una zoomata dell'UFO. Per cui non aspettatevi delle immagini da professionisti, il più delle volte i testimoni sono appunto, non immaginano di stare con qualcosa di veramente strano, questo è il cielo verso la Svizzera. L'oggetto che poi si vede in questo filmato è stato visto anche sopra l'Italia in diverse località. Quando noi parliamo di queste cose abbiamo sempre a che fare con le stesse tipologie, oggetti a forma di globo, oggetti a forma di sigaro e recentemente oggetti triangolari. Questa è la... Sì, questa è la zoomata che è stata fatta dal testimone, chiaramente dobbiamo tener conto della difficoltà. È sempre una bandiera tricolore. Sì, però attenzione perché quell'effetto che vediamo della sfocatura verso il rosso... È un effetto ottico. È un effetto della telecamera, sì. Ok, però le persone vedono questo tipo di cose, questo è stato ripreso abbastanza a distanza, in molti casi gli avvistamenti sono stati molto più ravvicinati. Però la tipologia è questa, come avete potuto vedere non era un aereo, non era un pallone, non era niente di conosciuto, è qualcosa che schizzava, infatti poi si è allontanato molto rapidamente, questo è sospeso in aria, in cielo, quindi pensate alla quota di un aereo, non c'era niente che potesse essere identificato e qui si vede questa forma a sigaro, ora che è stato... Certo. Tra l'altro un aspetto particolare di questi avvistamenti è che a volte gli UFO non sembrano essere viti e bulloni, come diciamo noi, perché sembrano cambiare forma, quindi da che sono sfere possono diventare dei sigari, questa è una cosa che ci fa impazzire. Sfere che stanno ruotando a forte velocità, ma magari, e allora... Ci sono delle teorie per questa cosa, ne ricaviamo il fatto che forse c'è tutta una fetta della fisica che noi non conosciamo e che dobbiamo studiare, questo ci porta comunque a escludere spiegazioni convenzionali tipo aerea. Bene, adesso ci concediamo una breve pausa con il mobilificio VER. Salutiamo i signori della VER, che sono delle persone squisite, delle persone speciali, come pure tutti gli altri sponsor che ci aiutano a realizzare questo programma, perché senza sponsor non potremmo fare niente. Un saluto doveroso è dovuto anche ai nostri tecnici, perché senza di loro noi non potremmo fare il programma. Bene, dopo il dottor Lissoni